tardi, quindi in realtà non posso urlare più di tanto. Ma guardate cosa c'è! Non riesco ad alzarlo più di così perché è pesantissimo. Allora, è arrivato il pacco dei top 20. Se non lo sapete, sono riuscita a entrare nei top 20 di NYX Face Awards Italia e sono troppo felice. E oggi è arrivato il pacco, sono appena arrivata a casa e quindi volevo fare questa unboxing live, così posso vedere tutte le cosine che ci sono qua dentro. Ho provato a sbirciare, ma più di tanto non si vede. Per prima cosa voglio dire quanto è carino. È una box gigante, tutta firmata NYX, con un fiocchetto rosa. È troppo bello! Allora, adesso l'apriamo. Oddio, ma è tutto pieno, non riesco a farvelo vedere, è impossibile. Allora, oh, c'è un bigliettino scritto a mano, troppo carino. No, lo terrò per sempre, troppo bellino, troppo surreale. Ho sempre visto i video unboxing di tutte le ragazze americane che partecipavano ai Face Awards in America ed è troppo strano! Vorrei troppo prenderlo adesso. Cioè, non vorrei dire, ma only for top 20. Only for top 20. Oh mio Dio! Ma hanno fatto che lavorone, hanno fatto tutti così. Ecco, questo è perché adesso NYX, se non lo sapete, è anche online, c'è finalmente il negozio NYX Italia, che è fantastico perché molte delle persone che vivono in Italia non hanno un negozio NYX vicino. Io ne ho tre, però non tutti, e quindi è fantastico che ci possa essere anche online per tutti quanti in Italia, quindi questa è una cosa molto buona. Carino, una specie di iPad. No, non ci posso credere. No, delle cuffie per editare, ma è fighissimo! Ok, non riesco a metterle adesso! Ma no, che figata! Poi... Oh mio Dio! Ma è un cupcake! Penso sia un... Per ricaricare il telefono? No, no, non lo so... No! No! No, non ci credo. Mi sa che è un hard disk. È un cupcake. No, ma è troppo bello. Oh, cosa c'è? Oh mio Dio, ma è... No, la tazza. No. No. Quindi questo era quello che c'era dentro. La sacchettina top 20. De Zenis. Che... Oh mio Dio! Non ci credo! Ci hanno dato le calze canete! No, fighissimo! Io ce li ho solo fucsia! Che figata! No, non ci posso credere! Queste qui sono bellissime, le metterò di sicuro! Ah, questi qui sono... Oh, che belli! Questi posso metterli con le scarpe bianche! No, ma non ci posso credere! Un reggiseno! E hanno pure azzeccato la mia taglia! Una maglietta con le farfalle.
una maglietta zebra, di usare sicuro, poi pigiama. Dentro. No, ma non ci credo, un altro completo, ma NYX! No, questo è bellissimo! È come quello che ho su oggi. Allora, mentre stavo sbirciando qua dentro, ho visto... Oh mio Dio! Pensavo fosse una coperta! È una ciambella! Oh mio Dio, io adoro le ciambelle! No! No, ma è troppo carino! No, non ci posso credere! Oh mio Dio! È bellissimo! Una ciambella! La terrò sempre con me! Senti! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non so se riuscite a vederlo. C'è scritto Clarisonic. Io il Clarisonic me lo sogno. No, non ci posso credere. No, no, non ci posso credere. Avevo sentito che Clarisonic era una delle marche sponsor, ma... No. No, è pure water. No. No. No, non ci posso credere. No, sono troppo felice. Allora, un'altra. Oh, una agendina, penso. Oh mio Dio, ma è organizzatissima. No, è bellissimo. Happiness Planner. No, ci sono varie si chiama in italiano quotes. E no, bellissimo. Le cose belle di oggi, che cosa pensi spero per domani, per cosa sono felice. No, è bellissima. Mi servirà un sacco. Allora, prima cosina. Ah, oh, abbiamo un sacco di... Questi sono tutti i pigmenti. Oh mio Dio, tutti i pigmenti. Glitter, sono solo pigmenti. Questo penso siano solo pigmenti. E poi c'è il glitter primer. Ne avevo già uno, ovviamente, perché lo adoro. Oh sì, fantastico! Mi stava finendo il mascara Double Stack di NYX. Anche questo l'ho usato tantissimo e sinceramente lo adoro. Sia il mascara da solo che le fibre. Fantastico. Altra agendina. Face Awards. Allora, no, non ci credo. Ci sono 6.000 colori. O sono tutti lo stesso? Non riesco a capirlo. No, no, sono... No. La NOR Filter Powder. Non posso far durare questo video troppo, quindi dovrei sbrigarmi. Che volevo un sacco provare, tra l'altro. Questa è una cipria che volevo provare da un sacco. E ora ne ho 10.000, tra cui scegliere. Spugnettine di NYX. Sto per starnutire. Mi sono censurata con le spugnettine. Bellissime, hanno una forma stranissima, non vedo l'ora di provarle. Poi abbiamo un'altra palette contour kit. E ora ne ho 3. Però ovviamente questa magari la tengo per... il mio kit da makeup artist, però però ne ho già un'altra con cui voglio fare un giveaway, quindi se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, perché potrei fare un giveaway anche qui con tutte queste cose, perché molte delle cose ce le ho doppie, quindi raccoglierò tutto e farò un mega giveaway NYX, sia magari sul mio Instagram quando arriverò a 10.000, quindi iscrivetevi anche su Instagram. Ci sono altre 10.000 colori del Total Cover, il nuovo fondotinta, che non sono ancora riuscita a comprare. E ci sono tantissimi colori tra cui potrò scegliere, che è fantastico, perché così posso mettermi a casa tranquilla e trovare il match. Un sacco di colori tra cui scegliere. E, cioè, più che altro, un sacco di colori per il mio kit. Quindi sono contenta perché potrò sfruttarli al meglio tutti quanti. Spugnettine, fantastico, perché anche queste mi servivano. Abbiamo un'altra mega pochettina con tutti i liquid suede che ho già,
praticamente tutti. Però questo no, il Bigon. E quindi anche questi finiranno in un giveaway, le regalerò a delle mie amiche, non lo so perché ne ho tantissimi, ma la pochette è bellissima, me la tengo. Oh! L'Honey Dew Me Up, che volevo provare da un sacco di tempo, la Ralo Odora. L'Epic Lip Incliner, un sacco di NYX Lid Lingerie. Oh, che bello! I due gloss per gli occhi. Volevo provarli in realtà, perché uso sempre i gloss per le labbra sugli occhi, però questi qui dicono che siano migliori. L'eyeliner bianco, l'eyeliner nero e un sacco di altri Lid Lingerie. Altri pennelli, adoro i pennelli NYX un sacco. Se avete visto i miei tutorial li vedete sempre, perché già me ne avevano regalato un paio. E questi qua no, anche li volevo provare, lo stavo dicendo giusto l'altro giorno. Abbiamo la Beauty Blender di NYX, la Beauty Sponge, non Beauty Blender. Abbiamo Cosmic Gel Liner e la Color Correcting and Concealer Palette. Quella, se ve la faccio vedere perché volevo prenderla da un sacco. Vabbè. Cioè, adoro. Bellissima, non vedo l'ora di provare anche questa. Matite a volontà. Queste sono un sacco di matite labbra, occhi. Anche queste probabilmente alcune ne hanno doppie, magari guardo prima di usarle. No, non ci posso credere. Ma mi hanno regalato tutte le ciprie. Non ho filter powder. Altre ciprie. Poi i Primal Color. Ne avevo già tre. Ora ci sono tutti e un sacco di ombretti singoli. No, sono tantissimi, che figo. Abbiamo, oh, che bello, volevo ricomprarli. I Vivid Brights, gli eyeliner colorati di NYX, che io personalmente adoro. Non ce li ho tutti e non vedo l'ora di provare il giallo. Il verde chiaro non ce l'avevo. Il blu mi era finito. Il rosso, bellissimi. Oh, ma questa è una palettina. No, fantastico. In cui potete metterci tutti gli ombrettini. Cosa che farò assolutamente perché non so più dove metterli, sono troppi. Makeup remover wipes servono sempre. Anche lo struccante bifasico. No, non ci credo. Ma quanti ne hanno mandati? Altri? No, io non so quanti sono, spero non tutti della linea, ma sono tantissimi. Rifacciamo. Poi abbiamo un sacco di ciglia, che volevo provare tantissimo perché sembrano proprio carine. Allora, hanno fatto ultimamente queste ciglia che sono un pochino più glam, meno naturali di quelle che avevano prima, il che è fantastico. Powder Puff, un altro. E che qui dentro è tutto così, quindi... Oh! Un finishing spray della Redken. Oh mio Dio, adoro. L'odore è buonissimo. Meglio se non respirate. Vabbè, qui ci sono le ciglia, la HD powder che ho già, ma anche per il più non mai male. Oh, questi sono tutti i goodies della Redken, quindi penso che quello fosse caduto fuori. Vediamo un po' che c'è. Oh, quante cose. Io non sono una, diciamo, fissata dei capelli. Come potete vedere ho un lato più lungo dell'altro e l'altro più corto perché me li taglio da sola. Però, carino. Ah, questa è la cera. Mi servirà per scuola. Poi abbiamo un hair treatment, la Pillow Proof Blow Dry. Oh, dry shampoo, lo shampoo secco che mi serve in realtà.
e la... No, che figata, il back combing spray, quello per cotonare i capelli. Figata, quick tease. Airspray di Edken. Adoro questi prodotti, di solito li fanno solo in America. E poi Glistening Mist, che penso sia quella appunto per fare un po' di shine sui capelli. Allora, penso di essere arrivata a questi, i Lip of the Day, che non volevo l'ora di provare. Bellissimi, sono per fare le lip art sul labbro. Beauty School Dropout, la palettina con tutte le cose. Nella box sono rimasti altri prodotti di Redken. Abbiamo Rough Paste, non ho idea di cosa sia, e il Color Extending, e anche questo, fighi. Volevo fare i capelli blu, magari mi serviranno un giorno prima o poi quando mi deciderò. La Perfect Filter Rustic Antique, che io ho già, quindi penso che sarà vostra, con un giveaway appunto. Poi abbiamo un'altra palettina che ho già, che è la Ultimate Brights, anche questa probabilmente la regalerò, eccetera. Una Avant Pop, e non era quella che voleva Lara, è un'altra, con dei colori fighissimi. Altri fondotinta Top Tile Cover. Quanti colori sono? Com'è possibile che siano così tanti? Un po' di rossetti, Matte Velvet, Wicked, rossettini vari, Cosmic Metals, di cui ne ho alcuni, non tutti. Abbiamo il Matte Finishing Spray, che mi era quasi finito, quindi utile. Oh, dei mascara colorati, quelli di NYX. Oh, che carino! La Skinny Mascara per le ciglia inferiori. E un altro sacchettino con l'Angel Veil Primer, che anche questo volevo provare da un sacco di tempo. Oh, questo si è rotto! Ci sono i due cromati illuminanti, e questo è un po' spadacciato. 3 Away We Glow, Golden Hour, Moon Glow, Daytime Halo, questi qui, con un sacco di prodotti correttori, principalmente, tantissimi, il che è fantastico. Basi occhi, no, sempre correttori, una base occhi, e volevo provarla. Oh, la base bianca! Sono circondata da trucchi. È davvero tantissima roba. Davvero tantissima roba. Ok, allora, questo è tutto. Sono stanchissima. È tutto finito. Questo era il contenuto di tutta la box dei top 20. Sono ancora sconvolta, sinceramente. Davvero, è surreale se ci penso, non lo so, è troppo strano. Non riesco a esprimere cosa provo in questo momento, perché sono troppo felice, ma nello stesso tempo sono stra in ansia, perché moltissimi di voi si aspettano cose fantastiche da me, e quindi mi sento un po' di pressione addosso. Non riesco neanche a parlare, è troppo strano. E adesso che sono arrivate tutte le cose, devo veramente mettermi a pensare al look, al video, a tutta la realizzazione che dovrò fare per i Face Awards. Vedremo se sarò in grado di fare un buon video, un bel trucco e qualcosa che mi piaccia davvero, che possa piacere anche alla giuria. E niente, non ci posso credere. Zenis, Redken, NYX in generale, per aver fatto appunto questo concorso, poterlo fare anche in Italia. È assurdo,
È assurdo, davvero. Quindi io vi saluto, ci vedremo nel prossimo video. Potrebbe essere quello di Face Awards, potrebbe essere un altro video prima di quello. In ogni caso, in qualsiasi modo vada, sono felicissima di poter essere arrivata fino a qui e sono felicissima che il look che ho creato per l'entry di Face Awards vi sia piaciuto. Grazie mille davvero per tutti i commenti, per tutti i vostri messaggi che mi avete inviato. È davvero surreale, sono troppo contenta, quindi ora rimetterò tutto nella scatola, penserò al look che devo fare, mi darò da fare e spero di creare un look che possa piacervi anche per la prossima volta.